Peppe Mazzanti, partiamo dal tuo fuoricampo. Anche per un veterano come te, immagino che battere un grande slam in una partita di finale sia stata una grande emozione. Ma assolutamente sì, non ti incapita tutti i giorni battere un grande slam, soprattutto, come hai detto te, in una finale che comunque era ancora decisiva, perché era, diciamo, un punteggio stretto, 1-0 per noi, quindi è un'emozione grandissima. Cioè, penso che per un battitore sia il massimo battere un grande slam. Avete battuto 4 fuoricampo in 2 partite, quindi la conferma che il vostro line-up è molto solido, molto potente, ha tantissimi battitori pericolosi. Assolutamente sì, io ho sempre detto che dal primo al nono quest'anno il line-up può fare la differenza, quando magari i clutch, i 4 clutch che non battono in una partita, sono il line-up è basso, che comunque fa la differenza. Vediamo anche Bomaggi, non battuto, ha fatto 2 fuoricampi in una settimana, quindi diciamo che il manico forte di questa squadra è proprio, diciamo, il line-up, poi soprattutto sostenuto da un monte di lancio di grande livello, la squadra viaggia in grandi linee. Siete avanti 2-0, quindi vi manca una vittoria per lo scudetto, però andrete a Parma, il Parma avrà dei rinforzi probabilmente sul monte di lancio. Immagino che sia importante per voi mantenere la concentrazione alta nonostante lo scudetto sia così vicino. Assolutamente sì, anche per esperienza lo dico questo, perché tante finali le ho giocate magari in vantaggio di 2 partite e poi siamo andati magari in casa degli avversari, abbiamo perso 2 e poi magari abbiamo perso la decisiva, quindi noi massima concentrazione, non ci importa chi verrà, non stiamo facendo conteggi o strategie, noi andiamo lì per chiudere subito la serie. Grazie mille. Grazie a voi.